Anche il 2011 si preannuncia dal punto di vista finanziario piuttosto incerto e sono numerosi i telespettatori che ci chiedono in queste settimane quale sia la giusta strategia di investimento da adottare. Ci fornisce allora qualche utile suggerimento in merito Maurizio Vanzella, direttore commerciale di Anima. Da un punto di vista finanziario il 2010 si è chiuso positivamente. Quali sono le sfide per i risparmiatori nel 2011? Ormai il risparmiatore ha capito, soprattutto nel 2010, nel 2009, che la volatilità è un qualcosa presente in tutti i mercati, non solo azionari ma anche obbligazionari. Questo è il punto di partenza, per cui attenzione a diversificare anche i propri investimenti nei mercati obbligazionari e teniamo in considerazione che il mercato azionario è ancora a valori molto interessanti. Andiamo a vedere quei fondi che investono in valore, dove studiano molto attentamente le aziende e non fanno operazioni solo speculative. E quale strategia di investimento consigliate per l'anno nuovo? Differenziamo la parte azionaria, la parte obbligazionaria e la parte monetaria, cioè l'investimento a lungo periodo, quello a medio e quello a breve. Per quanto riguarda l'investimento a breve, stiamo su un fondo monetario a basse commissioni. Noi ne abbiamo di fondi con molto successo negli ultimi anni. Per quanto riguarda la parte obbligazionaria, l'investitore, come si diceva precedentemente, anche in interventi di altre settimane in questa trasmissione, bisogna stare attenti alla volatilità. Per cui, oltre che alla diversificazione, cerchiamo di acquistare obbligazioni non soltanto dei paesi di titoli di Stato, ma anche di corporate. Infine, per quanto riguarda la parte azionaria, teniamo in considerazione se siamo scarichi, cioè se siamo persone che hanno poco investimento in azioni in funzione del nostro profilo di rischio, è il momento di investire. Investire su mercati globali e in particolare magari sui mercati depressi negli ultimi anni. Ecco, e anche quelli che vengono definiti new media stanno influenzando in maniera sempre più sensibile i risparmiatori anche nella scelta dei prodotti finanziari. Rossi, in quale modo? Ma allora, parlando di new media, io farei due considerazioni primarie. Allora, la prima è che sono un luogo molto affollato. C'è qualcuno che dice che se considerassimo con i suoi 500 milioni di iscritti, Facebook potrebbe essere la terza potenza mondiale dopo Cina e India. Quindi sicuramente, e questo vale anche per l'Italia, sono un bacino di traffico di persone, di interazione immenso. In Italia sono circa 15 milioni di iscritti. Questa è la prima considerazione, sicura, e questi sono dati, tra virgolette, certificati. L'altro aspetto, io personalmente considero un po' diverso dai media, sì è un new media, però in realtà le persone sono lì per fare altro e la nostra raccomandazione, il nostro consiglio è non trattarli come media, cioè non è un altro luogo dove andare a fare pubblicità, perché le persone chiedono e vogliono altro, nello specifico vogliono condividere esperienze, vogliono condividere valori e quindi le marche devono agire in maniera diversa. Come fare business con i social network, peraltro, è anche il titolo di una collana di libri che il Sole 24 Ore, come dire, ha lanciato. Ce n'è già il primo in edicola, quello dedicato a Facebook. Perché sono delle comunità diverse, tra l'altro nel frattempo la popolazione è aumentata di Facebook, siamo a 600 milioni, è un mondo nuovo, un mondo particolare che vuole relazioni anche commerciali nuove, quindi un approccio diverso, e quindi queste collane, giovedì prossimo ci sarà Twitter, proprio ci permettono di capire come avvicinare da parte di un'azienda, di un mondo professionale, proprio questi nuovi paesi virtuali. Parliamo invece di mobile marketing, ovvero di marketing attraverso i telefonini, che sta diventando sempre più popolare anche in Italia. Professor Noci, ma come è destinato a evolversi questo metodo di marketing decisamente innovativo? Ma direi che pone al centro l'uomo. L'uomo in realtà in futuro diventerà il vero killer device. Gli stessi social network di prima, di cui si parlava poc'anzi, ne sono la piena rappresentazione. In sintesi possiamo dire che siccome con lo smartphone, con un telefonino evoluto, sono in grado di essere sempre connesso,
negli interstizi della vita a cui facevo riferimento prima, ad esempio, fermo al tram posso giocare, posso fruire di contenuti, quindi c'è un aspetto di supporto all'intrattenimento. Vi è un secondo aspetto invece di stretta funzionalità rispetto a quelle che sono le esigenze, ad esempio, dell'individuo quando acquista qualcosa. In che modo? Il punto vendita sta diventando un nuovo medium. Siccome nel punto vendita decido che cosa acquistare e l'80% dei consumatori decide che cosa acquistare al punto vendita, il telefono cellulare diventa un formidabile strumento, ad esempio, per fare: vedo qualcosa, lo fotografo, lo posto su Facebook, mi confronto con gli amici virtualmente mi danno dei commenti. Nascerà, e sta già prendendo piede in verità, quel fenomeno che va sotto il nome di social commerce. Quindi ineluttabilmente lo smartphone e il mobile marketing diventeranno protagonisti della nostra vita. Quali sono le operazioni bancarie che si possono però realmente effettuare oggi con il proprio telefonino? Francesca Tedeschi, brevemente. Dipende intanto dalla banca, però in questo momento abbiamo fatto proprio uno studio su quanto c'è in Italia in questo momento, e la cosa positiva è che le banche che hanno l'applicazione iPhone, iPad o smartphone eccetera danno quasi tutte diciamo le dispositive, ovviamente ad eccezione del pagamento tasse e altre cose molto difficili, danno moltissime informazioni anche di tipo di investimento. E quindi siamo molto contenti di poter dire che siamo abbastanza avanti rispetto ad altri paesi in questo senso. Non hanno applicazioni, diciamo, aggiuntive, questo non ancora no, applicazioni a pagamento come per esempio fanno in Francia. Emanuele Anzaghi poco fa ci ha parlato di internet non solo come canale di vendita ma anche di consulenza e di comparazione prezzi. A suo avviso ci possono essere anche altre applicazioni tecnologiche rilevanti? Direi che in questo momento l'innovazione tecnologica è prevalentemente concentrata sulla fase di collocamento e di comparazione dei prodotti. Ci sono altri aspetti che stanno diventando rilevanti, sicuramente un canale di servizio, quindi molte assicurazioni stanno rendendo disponibili applicazioni per tablet, PC o per gli smartphone che consentono di fare le più diverse attività, verifica della propria situazione, apertura di un sinistro, ricerca di un punto di assistenza, e direi che questo è il fenomeno più rilevante. Poi c'è uno sbarco, ma direi per il momento molto modesto, sui social media, che sono guardati anche in modo un po' tattico, diciamo. Chiudiamo invece con una rubrica, perché nel corso del 2010 numerosi risparmiatori hanno preferito depositare i propri soldi su un conto corrente piuttosto che azzardare investimenti rischiosi. Abbiamo chiesto allora a Fabrizio Patti, responsabile mutui e conti correnti di Barclays Italia, se questa tendenza potrebbe continuare anche nel 2011. La remunerazione della liquidità ha rappresentato per molti risparmiatori nel 2010 una vera e propria zona di conforto. Questa tendenza sarà confermata anche nel 2011? Sicuramente anche per il 2011 ci aspettiamo un mercato dei tassi a livelli abbastanza bassi e una fluttuazione molto elevata per quanto riguarda il mercato azionario. Per cui per i clienti che non vogliono ancora rischiare nei investimenti azionari o obbligazionari, la remunerazione certa del proprio capitale lasciato sul conto corrente è un'ottima soluzione. E che cosa propone oggi Barclays per remunerare la liquidità? Per quei clienti che cercano una remunerazione certa e sicura della propria liquidità del conto corrente, Barclays ha lanciato Conto Corrente 3% Plus, un vero e proprio conto corrente che dà a canone zero al cliente un bancomat, con possibilità di prelevare nell'area euro gratuitamente, una carta di credito e tutti i principali servizi bancari a canone zero, e in più la libertà di avere la remunerazione del 3% di tutta la giacenza di conto corrente, senza vincoli e senza obblighi o giacenze minime, fino al 31/12 del 2011. In più, il cliente potrà avere anche il 3% per il 2012 e il 2013, ma invito tutti ad andare in filiale o andare sul sito barclays.it per sapere come fare. E siamo allora arrivati alla fine anche di questa puntata. Ringraziamo i nostri ospiti presenti in studio, a cominciare da Sergio Rossi, direttore marketing e comunicazione di Inch Direct. Grazie a voi. Grazie Sergio Rossi, grazie Emanuele Anzaghi, amministratore delegato di cercassicurazioni.it, per esserci venuti a trovare. Grazie a voi. E grazie anche al professor Giuliano Noce, ordinario di marketing al Politecnico di Milano. Grazie. Aspettiamo ancora per una nuova presenza dopo il suo debutto. Grazie a Massimo Esposti, caporedattore centrale del Sole 24 Ore, peraltro che in edicola in questi giorni con la guida alle pensioni 2011. Eccola qua. Grazie anche ad Alessandra Puato, giornalista di Corriere Economia.
in edicola ogni lunedì insieme a Corriere della Sera, e a Francesca Teleschi, responsabile di OF, Osservatorio Finanziario. Velocemente, noi ci rivediamo allora domenica prossima alle ore 21.30 sul canale nazionale numero 177 di Odeon in tutte le regioni passate al digitale terrestre, in Lombardia anche sul canale digitale terrestre numero 13 di Telereport, nonché in tutta Italia sul canale satellitare 864 di Sky, oltre che sui nostri siti www.solditv.it e www.odeontv.tv. Grazie ancora, arrivederci, buona settimana naturalmente, e naturalmente buon investimento a tutti.